tengo en la Sicilia una famiglia di Corleone, che lavoravano tutti la terra per campare nei tempi di guerra. Ma una bomba da loro trovata gli uccise il padre in una serata. E fu così che prese il suo posto e iniziò per lui il percorso. Ed è successo una mattina che fu imbrogliato sulla farina per il ragazzo che lo fregava, la sua fine si avvicinava. Si avvicinava per Totorina l'inizio della sua rovina. Era un ragazzo di 18 anni che ha ammazzato un suo compagno e fu rinchiuso in quattro mura senza problemi e senza paura. Giocava a carte e pure a dama e il rispetto non gli mancava. Il rispetto era importante, ci furono arresti e latitanti. Tutti onore gli hanno portato, c'era di mezzo pure lo Stato. Tutti onore gli hanno portato e il suo cotone veniva chiamato. Quando è uscito da quella cella come un mafioso lo guardano quelli, ed era vero perché lui lo era, anche Buscetta in quel giro c'era. Erano tanti tutti per mano e c'era pure il Provenzano. Anche Buscetta in quel giro c'era, uomo d'onore lui non lo era. Dei pentiti non si è scordato, anche per loro il giorno è arrivato. Dei pentiti non si è scordato, anche per loro il giorno è arrivato. Due giudici gli erano contro e arrivò per loro il giorno. Li fece uccidere senza pietà ed era questa la realtà. Questa è la storia su Totò, che tutti quanti ne parlano. Questa purtroppo è la realtà che non si deve mai. Uomo di tanto rispetto e onore, rimane chiuso al San Vittore. Uomo di tanto rispetto e onore, rimane chiuso a San Vittore.